Alla fine dell'Ottocento, Civitadantino, centro della Valle Roveto, ospitò un gruppo di pittori scandinavi arrivati sulla scia del danese Christian Zahrtmann, che aveva scelto la nostra regione come sua seconda patria. Un rapporto riportato alla luce da un'importante mostra che si è recentemente conclusa a Roma e che ha visitato per noi Maria Rosaria Lamorgia. Questa era la finestra sopra la porta del maestro Zahrtmann, la sua stanza da letto. Domina la scalinata d'accesso al piccolo centro storico del paese la casa dei pittori danesi, così era chiamata la pensione Cerroni, dove Christian Zahrtmann trovò ospitalità nel 1883 quando arrivò a Civitadantino. Allora il paese che si affaccia sulla Valle Roveto aveva circa 2000 abitanti, era una delle tappe dei viaggiatori stranieri che visitavano l'Italia. Un paese pieno di vita, quella vita che il terremoto del 1915 portò via. Zahrtmann fu colpito dal paesaggio e dall'accoglienza della popolazione. Civita divenne la sua seconda patria, ci racconta Antonio Bini, che con passione e tenacia ha riportato alla luce la straordinaria storia del cenacolo scandinavo. D'estate il maestro danese portava allievi e amici artisti. La Civitadantino di allora era decisamente viva, era un ambiente dove appunto non era indifferente, insomma, la presenza di questi artisti. Lo vediamo a tavola, insomma, aveva contaminato la loro presenza, le abitudini di casa Cerrone, la locanda, aveva rapporti con il parroco di Civitadantino, con i Ferrante. E quindi praticamente c'erano rapporti straordinariamente intensi, voglio dire continuativi. Zahrtmann ha raccontato nelle sue opere Civitadantino, la natura, il paese, la gente, le tradizioni, un legame forte. Nella piazza che porta il suo nome ci sono ancora i platani che fece piantare, vittime di una recente drastica potatura. Con il suo amico architetto, un grande architetto danese, Martin Nyrop, pure ospite di Civitadantino, configurò questa piazza in questo modo, che volle abbellire con appunto questi alberi, anche concorse alla spesa, insomma, uno dei motivi per cui partì la Pro Antino, una delle prime prologo italiane. Lungo le strade viene raccontata la Civitadantino di Zahrtmann, segno di un lavoro di valorizzazione che è solo agli inizi, ci dice Sara Cicchinelli, che guida l'amministrazione comunale. Con lei Stefania Colucci, presidente della Proloco, una delle prime nate in Italia grazie proprio all'impulso di Zahrtmann nel 1910, e Roberto Zaina, che cura il sito civitadantino.com, interamente dedicato alla straordinaria stagione dei pittori scandinavi. E degli impressionisti danesi si è recentemente occupata un'importante mostra allestita a Roma. Zahrtmann stabilì un rapporto affettivo, un rapporto straordinario con questi luoghi, volle contribuire ad abbellirli. Ecco appunto l'importanza di questa mostra finalmente che si è potuta realizzare a Roma nel Museo Anderson e che appunto si è terminata nei giorni scorsi, finalmente ci restituisce riportando in Italia opere attraverso una importante attività lungimirante, soprattutto della Fondazione Pescara Abruzzo, ma anche di altri importanti collezionisti, di riportare questo mondo, di farlo rivivere, perché purtroppo qui a Civita sono rimasti paesaggi. Tra passato e presente, a Civitadantino si lavora per una valorizzazione del rapporto con i danesi, una relazione finora rimasta sotto traccia. Stiamo cercando già da qualche anno di creare una rete dal punto di vista turistico, quindi tutta la Valle Roveto, ma ancora di più tutta la Marsica, diciamo. C'è bisogno sicuramente di un aiuto maggiore da parte degli enti sovracomunali, in particolare mi riferisco alla Regione Abruzzo. Noi in occasione appunto del centenario del terremoto del 1915 stiamo organizzando un'importante mostra da riproporre qui a Civitadantino, grazie anche alla collaborazione degli organizzatori di questa mostra di impressionisti danesi in Abruzzo che è stata proposta a Roma. Il nostro breve viaggio nel tempo di Zahrtmann si conclude nell'antico cimitero napoleonico, dove nello spazio riservato ai non cattolici sono custodite le ceneri di Anders Trulsson, un pittore svedese. Dopo gli studi di Sergio Bini, Italia Nostra ha chiesto di sottoporre a vincolo quello che è un gioiello dell'architettura cimiteriale.